È di qualche giorno fa l'avviso pubblicato sul sito del comune di Caltanissetta relativo alle card e alle tariffe per l'acquisto di acqua potabile nelle case dell'acqua presenti in città, una nel giardino della legalità San Luca e l'altra a Santa Barbara, vicino al parco giochi davanti alla chiesa. 5 centesimi per un litro di acqua naturale, 7 per la frizzante. Queste le tariffe per i cittadini che possono accedere al servizio tramite una card che può essere acquistata all'URP del comune con carta di credito Bancomat. Ed è proprio sulla modalità di acquisto delle card che interviene il consigliere comunale di Caltanissetta protagonista Salvatore Petrantoni, che propone un'alternativa. Ricordiamo che sono due installazioni donate da Caltacqua e da Siciliacque nel 2017 e che da ben 5 anni vengono mal utilizzate o inutilizzate del tutto. È così farraginoso questo sistema che il cittadino, volenteroso, animato anche di un senso civico, anche sull'aspetto ambientalista, perché ovviamente non comprare l'acqua in bottiglie di plastica vuol dire comunque contribuire a meno plastica nell'ambiente, e viene, ripeto, scoraggiato a fare tutto ciò. E sommessamente mi sono permesso, tramite un post, di ricordare che questa procedura non va e che potrebbe essere semplicemente migliorata chiedendo e impegnando i negozianti delle due zone, quindi parlo del quartiere San Luca ma anche di Santa Barbara, in maniera tale che con un sistema di ricarica di questa stessa card oppure l'utilizzo di banconote o di monete si possa avere questo approvvigionamento più semplice, più semplicemente, in maniera un poco più pratica.